Tempo Reale. Tempo Reale. Tempo Reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo Reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Con colpevole ritardo partiamo anche in questo 12 ottobre, giovedì. Simona Molazzani, che vi ha comunque tenuto compagnia fino adesso, quindi non siete in astinenza da Molazzani. Andrea Polazzi e tutto pronto per partire veloci, perché oggi abbiamo una puntata più corta. Dopo arriva Stefano Rossini con Io ne ho lette cose, quindi veloci e sintetici. Allora, da subito diamo i nostri contatti: 337-511-336 per i vostri sms e whatsapp. Quelli li leggeremo con tutto il tempo che serve, quindi continuate a regalarci le vostre fotografie, i vostri messaggi, ma anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Allora partiamo perché abbiamo tante notizie, tante interviste, tanti contributi, partendo da quelli che arrivano dal TTG, che è partito ieri in fiera a Rimini ed è stata anche la prima occasione per un'uscita ufficiale da parte del nuovo presidente di IEG, Maurizio Ermeti, che molti hanno definito traghettatore, ma in realtà lui ci ha tenuto a precisarlo: io non sono un traghettatore. E allora andiamo ad ascoltare le prime parole di Maurizio Ermeti raccolte dal nostro Maurizio Ceccarini. Per chi conosce la storia del nostro territorio e quindi quella di Rimini, subentrare alla storia di Lorenzo Cagnoni non è una cosa, credo non sia una cosa facile per nessuno. Lui è stato un'icona del nostro territorio ed è stato quello con cui è nato il turismo fuori stagione, se vogliamo dire, grazie agli investimenti che l'ente fiera prima e poi IEG dopo sono riusciti a fare. Io ho avuto una grande fortuna ed è stata quella di stare con lui praticamente fin dall'inizio. Sono entrato in consiglio d'amministrazione un anno dopo che lui diventò presidente dell'ente fiera e ho seguito praticamente ininterrottamente in questi anni tutto il percorso che ha portato a crescere questa azienda, a farla diventare quello che è, a realizzare le opere che ha realizzato, fino alla fusione con Vicenza, che è stata l'operazione secondo me più bella e più culturale che siamo riusciti a fare. L'altro ieri ho incontrato il sindaco di Vicenza e ci siamo trovati perfettamente in linea sulle prospettive anche future, sul lavoro che c'è da fare sui nostri quartieri. Mi dispiace molto naturalmente le vicende che mi hanno portato ad essere qui, però in questo momento per serietà nei confronti dell'azienda, credo che chi assumeva quell'incarico doveva prendersi la responsabilità di portarla avanti con tutta la forza e con tutta l'energia necessaria. È vero, abbiamo davanti a noi una scadenza di mandato che, come ogni mandato, dura 3 anni e quindi il prossimo mandato si concluderà nella primavera, però io non sono qua per fare, come dire, il traghettatore. Io sono qua per prendere sul serio tutte quelle che sono le questioni aperte, i progetti che abbiamo, i progetti di espansione dei nostri quartieri, sia quello di Vicenza, i cui cantieri dovranno iniziare probabilmente all'inizio del 2024, quindi siamo veramente sotto pressione per queste iniziative. E poi l'ampliamento del quartiere di Rimini, anche quello. Tutte procedure che vanno avanti in questi anni, in questi tempi, in questi mesi soprattutto, e io le porterò avanti con l'esperienza che mi sono fatto e con quella nuova che mi sarò, per fare in modo che nulla del cronoprogramma venga slittato per ragioni legate a ciò che è successo. Utopia perché è un giusto messaggio per una fiera del turismo. Quest'anno abbiamo avuto la chiara dimostrazione dal mercato che il periodo, come dire, di preoccupazione legato al Covid per il mondo del turismo è terminato. Tutti i mercati si sono risvegliati, lo dimostra anche la presenza di tutti i paesi del mondo all'interno dell'edizione di quest'anno di TTG. Vuol dire, e lo abbiamo già visto, ne abbiamo già avuto un'avanguardia durante quest'estate, vuol dire che si è ripresa la libertà, oltre che la voglia, che forse c'era anche prima naturalmente, di continuare a viaggiare, conoscere culture nuove e paesi nuovi. E noi l'abbiamo rilevato con l'aumento del numero di turisti stranieri che hanno frequentato anche il nostro territorio, oltre che il resto d'Italia quest'anno, è un dato statistico ormai consolidato questo fatto. E l'utopia qual è? L'utopia è che ci troviamo di fronte a una modalità di pensare al turismo che, nonostante tutto, non è più la stessa
di 3 o 4 anni fa. Fino ad allora, come dire, il turismo era un'industria che puntava sempre solo sulla crescita numerica, sulla scarsa anche attenzione alla capacità di sostenibilità delle destinazioni, e quindi guardavamo, come dire, ai temi che sono i valori del turismo di oggi e del futuro, li guardavamo un po' come se fossero qualcosa di lontano, no? Oggi invece usciamo da questo periodo e ci rendiamo conto che invece il turismo può funzionare, può svilupparsi, può crescere, può durare nel tempo, magari non concentrato soltanto su pochi mesi durante l'estate, ma può vivere una stagionalità molto più larga se ben progettato, se ben pensato, e può soddisfare anche quelli che sono i valori della sua sostenibilità. Queste le parole di Maurizio Ermeti, da qualche giorno presidente del gruppo IEG, sicuramente una responsabilità importante il ruolo, e poi andare a raccogliere il testimone da chi è stato, diciamo, il creatore di questo grande gruppo che adesso si è esteso anche oltre i confini riminesi, vale a dire Lorenzo Cagnoni, scomparso nel settembre scorso. C'è stato un applauso tributato anche a Lorenzo Cagnoni proprio in apertura del TTG, e lo abbiamo sentito, ci sono tante sfide davanti per IEG, quel il tema anche dell'allargamento, perché non ci si sta più, nel senso che per appuntamenti fieristici come lo stesso TTG gli spazi non sono sufficienti, ma poi c'è anche il tema dei collegamenti, perché sicuramente perché un polo fieristico possa crescere deve essere facilmente raggiungibile. Quindi bene, non se ne è parlato ieri, ma immagino anche che si parli di collegamenti metro mare, treni per raggiungere la fiera, già ce ne sono. E poi c'è anche il fatto che se devono arrivare degli operatori dall'estero, sarebbe bello potessero arrivare in aereo direttamente a Rimini. Diciamo che ce ne sono alcuni che possono, perché ci sono degli hub che sono collegati, molti altri ancora no. E ieri è stato interessante perché noi seguiamo spesso anche con degli insider che sanno bene come si muovono, insomma, i movimenti dell'aeroporto Fellini, un incontro, un convegno proprio nella prima giornata del TTG dedicato alla crescita dello scalo Fellini. Cioè questo obiettivo del milione di passeggeri che abbiamo sentito tante volte nella nel storia 2027, dell'aeroporto. Quindi insomma, non è neanche così lontano, giro. Insomma, finiti i progetti del PNRR noi avremo subito l'anno dopo 1 milione di passeggeri, almeno questo è nelle intenzioni. Però diciamo che c'è una cosa nuova, perché lo scalo Fellini, quindi la sua dirigenza, ha deciso di affidarsi ad un grande gruppo che si occupa proprio di network aeroportuali, quindi anche di progetti a lungo termine per la crescita degli scali. E ieri è stata presentata questa progettualità che punta su alcune dimensioni, e allora prima magari anche di andare su qualche rota, perché Andrea discrezione ce l'ha, in realtà sentiamo dalla viva voce dei protagonisti, quindi sentiremo l'amministratore delegato Corbucci, sentiremo il rappresentante di Aviation Week Network e poi anche il sindaco e presidente della provincia Jamil Sadegholvad. Per l'aeroporto Fellini di Rimini l'obiettivo è superare la soglia del 1 milione di passeggeri entro il 2027. Quest'anno lo scalo stima di chiudere con 290.000 passeggeri, più 40% sul 2022, mentre nel 2024 si dovrebbero superare i 405.000, numeri ambiziosi per i quali Air Riminum si è affidata a Aviation Strategy and Marketing, società leader per lo sviluppo di nuove rotte aeree. Le azioni principali saranno ottimizzare il network europeo delle low cost, individuando le rotte più significative, sviluppare connessioni con hub europei, partnership strategiche con tour operator internazionali e sviluppare collegamenti per il traffico incoming, ma anche essere più attrattivi verso il traffico di 1,4 milioni di viaggiatori che transitano ogni anno in un raggio di 30 km dal Fellini. L'idea è quella, dopo l'azzeramento del traffico russo e il precedente azzeramento del traffico generale per il Covid, di rivedere un pochino i mercati e le strategie dei prossimi anni. Ci siamo avvalsi
io ritengo, della consulenza dei numeri uno a livello mondiale per lo sviluppo di network aeroportuali. I mercati esteri sono quelli su cui noi puntiamo, quindi consolidare il traffico dall'est Europa, ma cominciare ad aprire tratte importanti verso il nord Europa e le principali capitali europee. L'aeroporto non è il punto di arrivo, è lo strumento che va a mettere a disposizione di un territorio un gate. Allora, è evidente che tutti dobbiamo lavorare insieme e il claim di oggi è proprio working together, no? La prima cosa da fare è lavorare con le linee, le compagnie aeree, per riuscire a intercettare questo 1.4 milioni di viaggiatori passeggeri che arriva a circa 30 chilometri da Rimini. Il turismo e la domanda di turismo sono in aumento e quindi vedo un trend di crescita per gli anni in arrivo. Alla luce della presentazione del piano strategico oggi di sviluppo dell'aeroporto, davvero credo che gli obiettivi che ci siamo posti siano al tempo stesso raggiungibili, ma giusti anche nella direzione dei mercati turistici di riferimento. Abbiamo bisogno di muoversi sui mercati, sì, giusti. Tante cose dette, però insomma di fatto ancora rotte nuove concretamente non sono state presentate, lo abbiamo capito, ma non è una novità che Air Iminium lavora da tempo su alcuni mercati, si parla della Germania, adesso lavora sulla Germania anche con la spinta ulteriore della regione, della fiera, che hanno bisogno anche di quel mercato, esatto. Si parla della Francia, si parla del nord Europa, al momento si parla, poi si vedremo parla. Concretamente quali saranno i collegamenti che atterreranno al Fellini, dove allo stato attuale, nero su bianco, ci sono i 9 collegamenti di Ryanair al momento, poi le cose possono cambiare da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, non sono stati presentati nuovi collegamenti, anche se sono state potenziate alcune rotte in vista della stagione estiva 2024. Abbiamo già detto che per quanto riguarda la stagione invernale ci sono alcune problematiche per la compagnia irlandese legate al fatto che erano stati ordinati dei nuovi Boeing che però arrivano col contagocce, quindi anche quelle nuove rotte che dovevano essere messe in campo da Rimini come da altre località sono in stand by, quindi al momento l'inverno riminese vede Tirana. Inverno riminese è già una brutta definizione. Vede Tirana e Cagliari come rotte fisse, sempre stando all'attuale situazione, oltre a eventuali charter e quant'altro. Guarda, devo dire che la notizia che poi insomma sentivamo nel servizio di Maurizio è che mi interessa di più anche questa dell'analisi che hanno fatto sul territorio, perché sì, giustamente quando tu guardi il futuro devi anche capire da dove vieni, e allora effettivamente guardando tutto il bacino, sapere che solo il 5% o poco 5,4% di persone riesce a, perché non è da dire che uno ha piacere anche di andare lontano, uno, no? Uno cioè nel senso pensa, no? Non è che uno ha piacere di andare a Bologna, Venezia, Milano, se potesse partire da Rimini e abitasse nel giro di 30 km credo sarebbe molto felice. Dati su tutti che poi sono abbastanza palesi, il fatto che il bacino, ecco, non pensavo fosse così ampio, perché si parla di un raggio di 30 km sì. Dove potresti andare a intercettare 2,8 milioni di persone che diventano 3,8 sul raggio di 50, poi se vai al raggio di 50 tocchi anche Forlì però probabilmente, e quindi qua tra è anche oggi sarà Forlì un incontro presenta, al TTG, oggi ha una conferenza insieme a Ryanair, esatto, quindi vedremo se lì arriveranno delle novità. E quindi è un bacino che comunque potrebbe essere importante, quindi hai 2,8 milioni di possibili viaggiatori, chiudi il 2023 con 290.000 passeggeri e di questi l'80% sono turisti, quindi non persone che da Rimini vanno o insomma dal territorio vanno verso altre realtà, ma sono turisti che arrivano e prevalentemente arrivano per andare al mare, perché anche questo è stato detto. La stragrande maggioranza di chi atterra a Rimini lo fa per farsi la sua settimana, i suoi giorni di villeggiatura al mare, ma sicuramente senza andare ad intercettare invece quell'incoming di tipo congressuale o per una città che si candida a capitale italiana della cultura, gente che viene magari in novembre per andare al Fellini Museum o a vedersi la Domus del Chirurgo. Perché no? Noi ce l'auguriamo che possa essere così, certo che nell'ipotesi anche migliori che ci possono essere, credo che Rimini rimarrà sempre più uno scalo di incoming che outgoing, come lo definiscono insomma i ben come informati, bene. No, ma malissimo, cioè invece di arrivo che invece che di partenza, usiamo l'italiano che è più facile. Attimo
siamo ancora al TTG, facciamo un po' di saluti che ci sono rimasti in arretrato. Tra l'altro siamo sbarcati sui social con un po' di ritardo oggi, ma ci sono già arrivati i saluti di Sabrina, buongiorno a te. Antonio che dice forse una delle ultime giornate con un sole così, probabile, perché le previsioni anche del nostro Roberto Nanni ci dicono che dal fine settimana cambierà qualcosa e dal prossimo lunedì ho visto le temperature arriveranno ai 20 gradi di massima. Sì, sì, andiamo a scendere, adesso dai 20 gradi anche 20 meno gradi, secondo me. Io diamo il buongiorno anche a Irene, a Valentino e Gianmaria che dice strategie, mercati, business plan, working together, speriamo sia la volta buona. Working together ci piace, ci together piace. Now. Rimaniamo al TTG perché dicevamo, siamo partiti dai contenuti, ma ieri è stata la giornata inaugurale, presente a Rimini anche la ministra Daniela Santanchè che dice insomma tutto sommato nonostante i gufi questa stagione 2023 del turismo italiano è andata bene, dopo si è incontrato gli operatori del territorio forse le hanno fatte arrivare un'altra sensazione, ma al di là di quello c'è stato anche un tavolo di apertura, quello che ha inaugurato proprio la fiera, e diciamo che ci siamo divertiti anche a prendere qualche stralcio dell'intervento di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, che diciamo che quando parla insomma un po' di show lo fa sempre, dall'altra parte lo fa anche abbastanza bene. Poi è anche andato bene a visitare gli affreschi ritrovati a Verucchio. Proprio così, infatti, ma ascoltiamo ancora una volta il nostro Maurizio Chiri, si è fatto una giornata pienissima di TTG. 2200 espositori su tre aree, Italia, Global Village e The World, 1000 buyer da 62 paesi, 200 eventi e tanto altro in una manifestazione che si conferma punto di riferimento per il turismo italiano e internazionale, tanto da avere al taglio del nastro anche il ministro per il turismo che dal TTG, rispondendo alle Cassandre che parlavano di estate negativa, risponde coi numeri, ma chiedendo anche che il turismo sia considerato davvero un'industria. Il 2023 è stato un anno buono per il turismo, non soltanto perché sono arrivati gli americani, perché abbiamo avuto un turismo più alto spendente e questo ha fatto sì che abbiamo un surplus nel bilancio sul turismo dei pagamenti di 2,3, che è molto importante, ma soprattutto perché c'è tanta voglia d'Italia nel mondo, tutti che facevano scenari catastrofici, invece vedrete che quando avremo anche i dati del secondo semestre, visto anche il tempo bello che c'è a settembre, ottobre, io credo che tutti insieme si è fatto un grande lavoro, soprattutto gli imprenditori, i lavoratori, perché lavorare nel settore del turismo è fatica. Con Vittorio Sgarbi, fedele al suo ruolo di provocatore a ogni costo, il dibattito di apertura diventa inevitabilmente uno show. Sono due cose pericolose. Una, la chiusura di alcuni luoghi spirituali di grande valore educativo, come il Paradiso, Biblos, il Prince, il Pascià, Bandiera Gialla. Cioè, la chiusura delle discoteche è un elemento gravissimo di documento rispetto alla conoscenza. La seconda cosa è mettere paleoliche ovunque, in Valmarecchia, a Badia Tedalda, a Paradiso, San Benedetto, cioè fra un po' non avremo più il paesaggio. La sostenibilità va raggiunta anche a livello energetico. La sostenibilità è una parolaccia. Sostenibile vuol dire rovinare fino al punto, è la parola più brutta del mondo, come sinergia, come resilienza, delle parolacce di merda, devi lasciare le cose come integrità, integrità dei luoghi, bellezza dei luoghi, non devi buttare giù il grande hotel di Rimini per fare un albergo moderno, buttano giù tutto, distruggono tutto, il paesaggio è perduto. Queste le parole di Vittorio Sgarbi, anche condivisibili direi, no? Quali? Alcune. Alcune secondo me. So che anche me, tu la parola resilienza. Non amo particolarmente questa parola, ma perché ce ne sono tante altre belle che ci possono anche raccontare di noi, della nostra capacità di reagire anche alla vita e magari alle vicissitudini. Diamo il buongiorno anche a Walter, a Giorgio e dai social salutiamo anche il nostro Giorgio che ci manda anche una foto, poi la mostreremo, dice sono iniziati i lavori intorno a casa, l'Umarell è di turno perché il nostro Umarell è sempre lì a monitorare. Certo. Sarà ora che pensiamo a qualche altro regalo però per i nostri sì, sotto Natale bisogna che assolutamente diventiamo creativi e pensiamo a qualche salutiamo bel regalo. Salutiamo anche Lella di cui poi mostreremo anche la foto, in questo caso siamo una io farei foto un di premio manicare cucina quest'anno, cioè fare qualche cosa, un piccolo trofeo cucina. Sono gli ascoltatori che premiano noi. Quello sempre, in effetti quello sempre. E allora noi procediamo, io direi prima di andare nella tua riccione,
a questo tua, punto, perché ieri hai condotto in modo assolutamente sublime la prima puntata. È vero, sei stato molto bravo. Vabbè, dai, va avanti. Sei stato molto bravo. Io farei così, farei un aggiornamento di cronaca, perché insomma è doveroso. Benché ieri non sia stata una giornata dalle grandi novità dal punto di vista investigativo per quello che riguarda l'omicidio della signora Pierina Paganelli, credo che le giornate dove non emergono grandi novità, forse dal punto di vista degli inquirenti, sono quelle in cui si va forse a stringere un po'. Ce lo auguriamo. E allora noi sentiamo in questo servizio del nostro Lamberto Abbati gli aggiornamenti di ieri. È evidente che in questi giorni le notizie si cercano, tutti le cercano, qualcuno le trova, qualcuno invece le notizie non avendocele magari appunto continua a parlare di questa tragica vicenda. Ma sentiamo il nostro Lamberto. L'assassino e i suoi eventuali complici hanno avuto oltre 9 ore di tempo per disfarsi dell'arma del delitto e degli indumenti verosimilmente imbrattati di sangue. Gli investigatori infatti hanno collocato con certezza l'orario della morte di Pierina tra le 22.40 e le 22.45 di martedì 3 ottobre. Il ritrovamento del cadavere ad opera della nuora Manuela è avvenuto solo il mattino seguente intorno alle 8.30. Ciò significa che chi ha ucciso Pierina ha potuto far sparire ogni traccia con una certa calma. Ecco perché gli uomini della squadra mobile di Rimini, coordinati dal PM Daniele Paci, hanno tanti sospetti ma al momento pochi elementi utili per arrivare a scrivere il presunto assassino nel registro degli indagati. Intanto questa mattina 2 dei 3 figli di Pierina, Chiara e Giacomo, sono stati scortati dai poliziotti della mobile in via del Ciclamino per poter recuperare nell'appartamento della madre, ancora sotto sequestro, alcuni effetti personali in previsione dell'imminente funerale, che dovrebbe essere celebrato sabato nella sala del Regno dei Testimoni di Geova a Bellariba. Ieri l'ex marito della donna, Gianfranco Saponi, aveva ipotizzato che dietro all'uccisione della 78enne potesse nascondersi un odio religioso, una pista che ovviamente gli inquirenti non scartano a priori, ma che ritengono molto improbabile. Le loro attenzioni infatti restano concentrate nell'ambito familiare condominiale. E l'altro richiamo, ma lo potete leggere sul nostro sito News Rimini, non so Andrea se vogliamo andare proprio a leggere una frase: i figli della signora Pierina, quindi Giuliano, che è ancora ricoverato dopo questo incidente, tra l'altro lui in un'intervista che era rilasciata agli inviati di Pomeriggio 5 telefonica ha detto: vorrei capire se c'è un qualche legame tra quello che è successo a me e quella insomma la tragedia che è successa alla mamma. Hanno scritto però una lettera per ricordare la mamma, insomma anche dai tratti molto teneri questa lettera dei 3 figli, appunto di Giuliano e degli altri figli della signora Pierina. Ci piacerebbe tanto piangere nostra madre, ma al momento non c'è possibile, dicono i figli. Sono passati giorni ormai, ma non riusciamo ancora ad accettare che la donna di cui parlano tutti i notiziari e i giornali sia la mamma. Sentirla chiamare anziana, poi ci strappa addirittura un piccolo sorriso. Sì, gli anni, quelli non te li toglie nessuno, ma la mamma era una persona dinamica, piena di amicizie profonde, sempre impegnata in mille attività e passioni. Era quasi impossibile tenere il suo passo. Aveva un intenso amore per i suoi nipoti, che considerava il dono più bello che la vita le avesse mai fatto. E poi ancora, durante i mesi difficili dopo l'incidente di Giuliano, ha lottato come una leonessa. Con il figlio in coma, in condizioni disperate, non ha mai perso la speranza. Chiunque andava a trovarla per incoraggiarla, alla fine ne usciva incoraggiato da lei. È un vuoto infinito, un vuoto senza senso. Siamo fiduciosi che la verità della sua morte verrà fuori. Abbiamo piena fiducia nella procura e nella polizia, nelle quali sappiamo lavorare delle eccellenze, non solo esperti ma anche tutti fortemente motivati. Speriamo, concludono i figli di Pierina, di poter celebrare presto le esequie di mamma per poterla finalmente piangere, ricordandola con amore insieme a tutti i nostri cari parenti e amici. Siamo fiduciosi, concludono, che in questo delicatissimo momento verrà rispettato il nostro infinito dolore. Ecco, mi sembra importante sottolineare quest'ultima frase. C'è l'ipotesi che il funerale possa tenersi nella giornata di domani, ma su questo appunto non c'è ancora la certezza, per cui insomma anche nella giornata di oggi noi cercheremo di aggiornarvi con il nostro stile, per quanto possibile. Veramente gratitudine a Lamberto, che sono giornate che sta vivendo insomma da dentro anche questa, tutto quello che sta succedendo, cercando sempre di mantenere tanta lucidità anche le tante notizie
finte, presunte, che arrivano in queste ore. Valentino, che si rifà al servizio che abbiamo fatto vedere poco fa, Vittorio Sgarbi, sempre tutto condivisibile, scrive Valentino, e poi c'è il buongiorno di Massimo che ci arriva da Riccione. Allora ci andiamo a Riccione? Ci sei andato tu, anzi, hai fatto venire Riccione da te. Andiamo a Riccione perché ancora, anche se diciamo che c'è chi non perde la speranza che possa arrivare magari anche in questi giorni l'esito della sentenza al Consiglio di Stato, però di fatto un po' di delusione per il fatto che il 10 martedì, di ottobre, esatto, non sia stato il giorno decisivo per capire il futuro amministrativo della Perla Verde, c'è stato. Ieri noi avevamo invitato già prima di sapere se l'esito ci sarebbe stato oppure no, due esponenti politici del territorio riccionese che insieme contano, guardando le elezioni del 2022, oltre il 50% dei voti che sono stati espressi, vale a dire il 23% raccolto dalle tre civiche di centrodestra che adesso si sono confederate, e il segretario delle civiche è Fabrizio Pullè, e il segretario del Partito Democratico che nel 2022 ha sfiorato il 30% a Riccione, Rizziero Santi. E allora sentiamo un'ampia sintesi della loro botta e risposta, piuttosto acceso. Come hai partendo... concluso tu, Andrea, praticamente non sono d'accordo su niente. Questa è una notizia da cui possiamo partendo iniziare. Però dal dibattito che c'è stato anche su quello che è accaduto e che ha portato ad annullare, almeno questa è la decisione del TAR al momento, le elezioni del 2022. Poi sentiremo anche alcune considerazioni sul futuro, cioè su come ci si potrebbe muovere in caso di nuove elezioni, ma sentiamo il botta e risposta tra i due. Chi ha vinto le elezioni è parte lesa. Cioè la Daniela Angelini e la coalizione del centro-sinistra di tutta questa situazione è unicamente parte lesa, e noi abbiamo detto che naturalmente chiederemo conto, perché chi ha gestito le elezioni, chi ha gestito queste operazioni è stata l'amministrazione uscente era l'amministrazione Tosi. Io direi che il tema è quello di ripartire da qui e dalle responsabilità che il centrodestra ha nell'avere provocato questa situazione, che ha determinato il congelamento dell'attività amministrativa in un momento molto delicato per il paese, per Riccione in particolare, in piena stagione estiva, senza la possibilità di intervenire puntualmente sulle problematiche della stagione estiva e dello sviluppo economico di questa città, che è stato bloccato per 8 anni di spese inutili che non hanno portato ad un minimo di azione strutturale per la città, e per questa ragione versa nelle condizioni in cui versa. Le balle non bisognerebbe dirle, o bisognerebbe dirle fino a un certo punto. E secondo lei qual è, usando il suo termine, la balla che qui si è sentita? È che l'organizzazione delle operazioni elettorali è stata fatta dalla Tosi in modo tale che sembra che Renata Tosi sia andata lì a fare quasi a giocare con le schede. Allora, anche qui dobbiamo riportare la correttezza e la verità su quello che è il procedimento. Il sindaco, per proprio compito, ha un elenco di nomi di presidenti di seggio che sono persone che hanno dei determinati requisiti e che si sono iscritte. È un elenco che a Riccione penso conti una quarantina di nomi, ok? Su questi nomi vengono scelti 50 nomi, quelli che sono, su questi nomi vengono scelti i presidenti. Come vengono scelti? Il sindaco ne indica un elenco, ok? Uno per seggio, ma non li nomina il sindaco, li nomina la Corte d'Appello, quindi la verifica finale la fa la Corte d'Appello. Il capo dell'amministrazione che ha gestito quelle elezioni è la Tosi, e quindi è la sua giunta e gli uffici da lei diretti, sì. E quindi è la responsabilità è ovvia. Ah, ovvia. 2 più 2 fa 4. 2 più 2 certo, fa 4. Chi ha una responsabilità, certo, la deve esercitare. Sì. Nel momento in cui si fanno delle illazioni addirittura sul fatto che c'entri qualcosa addirittura in centro-sinistra, quando il centro-sinistra aveva i propri rappresentanti di lista e nient'altro al di fuori dai seggi. Fuori dai seggi, i rappresentanti di lista del centro-sinistra non mettono mano né alle schede né alle urne e né e anche quelli del centro-destra. Naturalmente. Per cui voglio dire, noi avevamo i rappresentanti, sì, di lista. E anche noi. La vostra amministrazione ha gestito le elezioni, è una cosa diversa. E gestito in che senso? Gestito burocraticamente le elezioni. Mi faccia un esempio materiale, quindi che cosa avrebbe fatto di non corretto? Non lo so. Lo dite voi. L'avete fatto un ricorso sul fatto dei 48 voti, eccetera. È chiaro, noi intanto la differenza fra le due coalizioni, l'abbiamo detto, è oltre 2000 voti, per cui la differenza è abissale da questo punto di vista. Il primo controllo che loro hanno sollecitato e che è stato fatto
ha accertato anche questo fatto, perché naturalmente, cioè, intanto sono 48 voti, la legge, siccome prima si faceva riferimento alla legge, la legge stabilisce che tu, se hai un voto in più del 50%, passi al primo turno. Un corretto. Stiamo parlando di 48 voti, che prima ancora di fare la verifica, la prima verifica del primo giudice, quei voti erano 46, al controllo avvenuto sono stati aggiunti dove loro volevano tendere a dire che i voti potrebbero essere stati troppi, quelli assegnati, sono stati aggiunti due voti in più, da 46 sono diventati 48. Il seggio centrale elettorale non mette le mani alle schede, è vietato, le schede sono chiuse e sigillate. Quindi il seggio centrale elettorale fa delle somme dei verbali. Quindi quello che noi abbiamo detto è che volevamo riconteggiare le schede, perché quando sei too close to call, io vorrei, quindi quando sei troppo vicino per chiamare un risultato, in questo caso 48 voti su 30.000 o 20.000, quelli che sono, è una percentuale davvero bassa. Sarebbe corretto fare un riconteggio delle schede. Riconteggiare le schede va bene, noi lo auspichiamo. Noi lo auspichiamo, perché noi abbiamo, riteniamo. Però non lo auspicavate. No, allora. lo abbiamo sempre auspicato. Ma come lo avete sempre auspicato? Non compete a noi, non compete alla politica dire di riaprire o meno le urne per riconteggiare le schede. Ci sono i presidenti di seggio, le sezioni, la prefettura, i giudici, sono loro. Noi non, come possiamo noi? La politica. Semplicemente. Non opponendovi ad una richiesta. Nessuno si è mai opposto alla riapertura delle al conteggio. Si vada a rileggere la prima memoria di Costituzione vostra. Nessuno, non c'è scritto, vi siete opposti. Nessuno si è mai opposto, e noi anzi adesso il Consiglio di Stato è fra le opzioni che chiedono. Adesso lo vogliono. Ma certo. Cioè adesso che hanno perso il ricorso lo vogliono, no, le vogliono contare. No, se sarà voto, l'intenzione della coalizione è andare a confermare Daniele Angelini. Ho visto che si era sbilanciato anche sul resto del Carlino, con una dichiarazione. Noi riteniamo che Daniele Angelini sicuramente abbia il suo ruolo e il suo rapporto con la città molto positivo, che era peraltro in itinere, perché voglio dire, adesso quando si muovono anche certe critiche, diciamo così, no? Anche all'amministrazione uscente, eccetera, sfido chiunque a considerare il fatto che, insomma, il primo anno di attività, di qualsiasi attività, sia di lavoro, sia sportiva, sia sociale, ancora di più un'amministrazione comunale che per il primo anno ha bisogno di fare il suo rodaggio, di mettere in campo le sue idee, di assestare gli equilibri interni anche all'apparato amministrativo, rimettendo in piedi una situazione che era stata devastata dall'amministrazione precedente, perché sono stati pregiudicati tutti i rapporti anche da un punto di vista istituzionale, con tutti i livelli, dalla regione alla provincia ai ministeri, c'è tutto da ricostruire. In un anno non si ricostruisce tutto, in un anno si mettono a punto alcune cose e poi dopo si marcia. Stavamo lavorando in questo senso e quindi recupereremo da questo punto di vista, e quindi però le responsabilità, ripeto, i cittadini di Riccione sapranno e sanno già, perché peraltro hanno già giudicato, sanno già da che parte stanno. La città è giusto che debba essere governata dalla politica, e quindi questa è un'anomalia. Essendo in un momento di anomalia, l'anomalia è giusto che termini il prima possibile. Se poi mi chiede se sta soffrendo rispetto a quello che c'era prima, io le dico no, perché l'anno dell'Angelini sindaco è stato per Riccione un annus horribilis. Adesso non entriamo nella polemica, poi ci sarà tempo, però voglio dire, dal Natale dell'anno scorso ai mancati eventi, alle promesse non rispettate, cioè c'è tutta una serie di cose che per noi sta facendo meglio il commissario tecnico e non politico in questo momento che una giunta e un'amministrazione politica di prima. La coalizione di centro-sinistra sarebbe pronta per le elezioni, certo, poi magari dovremmo anche capire tutte le liste civiche di centro-sinistra che sono esplose. Non si preoccupi di questo, mi preoccupo io. Il concetto. Santi, è curioso di sapere se siete pronti di voi, di centrodestra. Il concetto è che la coalizione del centrodestra, per come è stata vista, quindi con i partiti del centrodestra classici alleate alle civiche, è sempre quella. Quindi noi discuteremo e stiamo già discutendo con i nostri alleati, cercheremo di avere ovviamente una visione di città univoca, ce l'abbiamo già, dovremo cercare
un candidato, sempre che si vada... Ma perché dovete cercare un candidato? Non ricandidate quello che avevate candidato un anno fa, solo un anno fa? Ma ci sono, scusi, ma ci sono quattro partiti che possono discutere in maniera diversa, visto che ci sono state elezioni nel frattempo, visto che... Diciamo che nel centrodestra c'è un peso dei partiti che potrebbe essere aumentato. Bisogna ridiscutere tutto. Certamente una delle opzioni è quella anche di Stefano Caldari. Ce ne sono tante di opzioni. Valuteremo insieme, come si deve correttamente fare in una coalizione, quella che può essere la espressione migliore per arrivare, diciamo, ad un risultato. Si dice così quando non si ha un'idea del candidato. Questo è il botta e risposta tra Fabrizio Pullè delle Civiche di Centrodestra, riccionesi, e il segretario del PD di Riccione, Rizziero Santi. Quindi, stando alle loro parole, venendo proprio all'attualità, qualora si dovesse tornare ad elezioni, mentre il centro-sinistra, almeno per bocca del segretario del PD Santi, confermerebbe Daniele Angelini per quello che ha fatto, per la squadra che si è composta, poi chiaramente sulla squadra questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino. Sì, c'è un'approfondita disamina. Sì, non tanto sul tema di nuove elezioni, ma se tornasse l'Angelini subito, perché magari il Consiglio di Stato sconfessa il TAR, ci sarebbe comunque un rimpasto di giunta. Si parlerebbe già di un'uscita, di una fuoriuscita di Gianluca Garulli, che negli ultimi mesi, insomma, da che si è commissariati... Tanto è espressione di una lista civica, sì, Garulli, proprio così, certo. Nel cuore, sì, esatto, che è una di quelle che... E potrebbe anche lì cambiare qualcosa, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Agnoli, poi si parla di anche di Oreste Capocasa, che prima è stato un po' assente, poi adesso è tornato, poi insomma sugli altri invece c'è una certa sicurezza. Però c'è anche l'opzione B sul candidato sindaco, almeno sul Carlino avanzano il nome di Fabio Galli che attualmente è al vertice di GERAT, che se non sbaglio era andato alle primarie anni fa. Ci ricordiamo molto bene, certo. Proprio voi così. Riccionesi vi ricordate molto noi bene. Noi ci ricordiamo molto bene. Io ancora Fabio Galli è proprio l'ultima riga di questo articolo del Carlino. Accarezzi da tempo l'idea di candidarsi nel caso in cui la Gellini venisse invitata a farsi da parte. Bello, invitata. Questa espressione, venisse invitata a farsi da parte. Non sappiamo da chi, perché insomma Santi ha detto che l'Angelini è la candidata. Diciamo che effettivamente il PD di cui lui è segretario è abbastanza significativo nel anche numero di viste le vicissitudini delle attuali civiche che erano in coalizione sul dopo centrodestra. Santi, tra le altre cose, ha detto anche che è fondamentale ripristinare anche un accordo, un rapporto col Movimento 5 Stelle. Sul centrodestra lo stesso Pullè spiegava che invece ci sono ragionamenti che vanno fatti, e sempre sul Resto del Carlino questa mattina se ne parla, perché si dice che appunto le civiche in questo momento sono anche quelle più attive nell'ambito della politica di centrodestra, però effettivamente le elezioni nazionali potrebbero cambiare un po' le sorti anche di un possibile candidato. Qui si dice che Fratelli d'Italia potrebbe voler far pesare anche il ruolo che oggi ha a livello nazionale, quindi le indicazioni da Roma sarebbero che dovrebbe essere Fratelli d'Italia ad esprimere un suo candidato. C'è il tema della Lega con Elena Raffaelli, che comunque ha avuto già anche dei ruoli importanti a livello di giunta, poi il suo ruolo da parlamentare, e anche lei insomma in alcune dichiarazioni che ha fatto, insomma sollecitata su questo tema, dice siamo tutti a disposizione, quindi non si è tirata fuori, ma d'altra parte insomma non mi sembra il momento per tirarsi fuori. Bisogna ancora capire quello che accadrà. Esatto. Tra l'altro appunto ci ricordano che primarie del 2009 Galli Pironi. Certo, ma infatti io rifacevo riferimento proprio a quel tempo dove vinse le primarie. Io ricordo bene, si andò a votare nella casina del parco della Resistenza. E Massimo Pironi insomma poi uscì, insomma ci fu anche tutto un periodo un po' complicato per la politica riccionese, proprio anche rispetto a Massimo Pironi, rispetto al suo lavoro da sindaco. Insomma, adesso noi oggi ricordiamo questo periodo purtroppo senza uno dei protagonisti importanti proprio di questa parte della politica riccionese. Abbiamo alcuni messaggi che ci sono arrivati, in realtà sono poi messaggi che arrivano anche da chi sedeva ed è stato anche candidato all'ultima tornata elettorale a Riccione, in questo caso esponenti di civiche di centrodestra. Marzia Boschetti, che è stata consigliera comunale durante l'amministrazione Tosi, dice: a Riccione quando non si sa cosa dire e soprattutto cosa fare per la città, parte la solita litania tutta colpa della Tosi.
Ancora, poi, poi abbiamo Massimo Angelini, anche lui ex consigliere di una civica di centrodestra. Il primo anno, fa riferimento alla coalizione Angelini, hanno azzerato alcuni fiori di dirigenti comunali storici. E poi c'è il commento di Valentino che invece dice: esposizione indiscutibile, autoritarie e assolutiste, c'è chi pretende sempre comunque ragioni assolute. E Irene poi commenta il messaggio di Marzia dicendo: è diventato un mantra. Diciamo che anche dal punto di vista amministrativo, poi voltiamo pagina anche perché vorremmo un attimo collegarci con la diretta della presentazione del nuovo mister del Rimini, e c'è anche quest'idea di riportare tra i dirigenti del comune di Riccione, sto leggendo proprio dal Carlino, figure importanti come ad esempio la dirigente al bilancio Cinzia Farinelli. Però insomma ancora siamo in questa fase, tutte interlocutori in attesa di sapere che cosa accadrà e chi eventualmente potrà prendere decisioni sui dirigenti o meno. Staremo a vedere. Vogliamo collegarci con la sala stampa del Proviamo Neri? A vedere se chi sta parlando in questo momento. Allora, l'allenatore vediamo. Nuovo si chiama Troise. Sì, è un ex calciatore, difensore, classe 1979, ha giocato anche nel Napoli, tra le altre squadre, quando il Napoli era in Serie B. Ha firmato il contratto due sere fa, l'ufficialità è arrivata nella mattinata di ieri. Ha già allenato anche in Serie C, anche se gli ultimi anni ha allenato in Serie D, la Cavese, se non sbaglio, andando anche a ottenere dei buoni risultati che poi però non si sono materializzati in una promozione, perché poi le cose sono andate male, in un caso uno spareggio. Vediamo se proviamo a sentire un attimo. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Colgo anche io l'occasione per ringraziare mister Raimondi. Ci dispiace averlo sollevato dall'incarico di responsabile tecnico. Sicuramente gli auguro le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. Purtroppo nel calcio, quando i risultati non arrivano, a pagare è sempre l'allenatore. Sicuramente siamo responsabili di questa situazione e di questa posizione di classifica. Di solito quando le cose non vanno però è da allargare anche ad altri. Faccio riferimento ai calciatori perché possono dare e fare molto di più. Noi faremo il possibile per supportare e aiutare il nuovo mister e per intervenire laddove ci sia la necessità. Vogliamo sicuramente regalare ai tifosi delle gioie, non dei dispiaceri come sta succedendo in questo momento. Sì, intanto buongiorno a tutti. Abbiamo sentito parlare uno dei dirigenti del Rimini e adesso dovrebbe parlare Troise, quindi sentiamo le sue prime battute da allenatore biancorosso. Con voi presenti e con quelli che insomma non ci sono, per quelle che sono state un po' le notizie degli ultimi giorni, ma era doveroso per la riservatezza, insomma la fatto di fino all'ultimo di tenere un'informazione abbastanza riservata. Detto questo, vorrei partire da zero con voi, perché credo che comunque la comunicazione, la stampa dà sempre il suo contributo in quella che può essere l'andamento di una stagione. E quindi mi auguro che da questo ripartire da zero possa cambiare un po' di cose, soprattutto in termini di risultati. Mi associo al vicepresidente, al direttore per quanto riguarda Gabriel, ma lo dico nell'ottica di un'amicizia, di un rapporto che è durato 3 anni, lui da collaboratore della Buonanima di Mihalovic, io da allenatore della Primavera, dove abbiamo instaurato un rapporto importante perché era il collante tra queste due componenti, tra prima squadra e Primavera, e quindi ho conosciuto bene la persona. E anche io gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per quanto riguarda poi l'incarico, è doveroso anche ringraziare la dirigenza formata da direttore Geria, il cui presente Antonio Di Battista, Angelo e Fabio De Vita, insieme. E
queste erano le prime parole, ovviamente poi vi rimandiamo, certo, alla diretta testuale sul nostro sito newsrimini.it, alla diretta sulla pagina di Icaro Play, quindi potete seguirla in vari modi la presentazione. Insomma, noi ancora non siamo entrati al dunque, cioè... Beh, direi che però ho usato una parola chiave: ripartiamo da zero sia nell'ambito della comunicazione, perché probabilmente, insomma, si è tutto tenuto nel più stretto riservo, addirittura si è fatto il nome di un'altra persona. Questa mattina leggevo che effettivamente l'interlocuzione con Rimini c'è stata, ma non è andata a buon fine, con Paci, che era il nome apparso, insomma, nelle ultime ore prima della ufficializzazione di Troisi. Troisi dice: partiamo da zero sia con la stampa, che sicuramente ha un ruolo fondamentale, ma ripartiamo da zero anche per avere dei buoni risultati. Poi sicuramente il nostro Roberto, nel corso della giornata, sia sul sito che poi per il nostro telegiornale di questa sera, ci racconterà meglio anche che sensazione ha avuto da questo nuovo mister. E adesso andiamo a Chiavari. Sì, perché noi ampliamo i nostri orizzonti, certo. Noi non è che ci fermiamo qui a questo piccolo studio angusto, ma andiamo anche in Liguria, dove nei giorni scorsi anche tu hai partecipato a questo convegno che ha visto insieme oltre una ventina delle TV del circuito Corallo, di cui fa parte anche Icaro, associazione che riunisce le principali emittenti locali cattoliche, una rete importante che insieme copre praticamente tutta Italia. Allora sentiamo il servizio con le voci anche di Francesco Cavalli, consigliere dell'associazione Corallo, Don Fausto Brioni, direttore di Telepace Chiavari, Don Luca Passarini, direttore di Telepace Verona, e Roberto Zoppi, che è il presidente sempre di Telepace Verona. Ognuna con la sua identità, a servizio del suo territorio, delle persone che lo vivono e delle comunità cristiane locali, ma sentendosi unite da un ideale comune che porta a progetti condivisi. Sono le TV del circuito Corallo, di cui fa parte anche Icaro TV, che si sono incontrate a Chiavari, sulla costa ligure, per una 2 giorni di confronto. Come già da anni succede per TicVa, gli intrecci della speranza e un posto a tavola, stanno prendendo corpo altri programmi che saranno realizzati insieme dalle emittenti locali e che, attraverso le stesse, avranno diffusione su tutto il territorio nazionale. Corallo ha una grandissima opportunità, che è quella di avere emittenti molto forti, molto radicate nel territorio e quindi con una presenza significativa, e avere quindi una idea, uno spaccato di che cos'è l'Italia a partire dai territori. Quindi l'idea di rafforzare la rete attraverso anche contenuti, palinsesti che possano essere a servizio un territorio dell'altro, per dare una comunicazione più ampia di quello che facciamo e che siamo come rete di televisioni, è stato un po' il cuore di questi 2 giorni. Siamo tutte televisioni locali, chi più grande e chi più piccola, ma col desiderio di essere al servizio della nostra gente, delle nostre comunità cristiane e non solo, e dare la possibilità a tutti di avere una voce e di essere anche una presenza culturale non così marginale come qualcuno pensa, perché quando ci vediamo in faccia vediamo che tutta Italia è raggiunta dalle nostre emittenti e nella singola realtà ci sono indici d'ascolto significativi, ci siamo accorti che siamo piccoli, ma una voce, una presenza la esprimiamo. La sensazione è intanto che non si è soli, ecco, e come dice il Papa, nessuno si salva da solo. È così, credo, anche per le nostre emittenti, no? E in positivo la bellezza e la ricchezza di poter collaborare insieme in modo da andare avanti, essere fedeli alle missioni di ciascuno, ai carismi di ciascuno, metterli insieme, condividerli, scoprire e individuare insieme i passi da fare nel futuro. Credo che sia sempre più importante oggi fare rete, ma fare rete realmente, anche soprattutto per il bisogno che abbiamo di incidere a livello culturale su un territorio che ha tanta sete di bene e di positivo. Riflettevamo anche sui temi. Sì, noi si riflettevamo sui anche temi, perché... È strano vedermi in televisione, non... Ma in tanti, cioè, ti vedono, lo sai? Sì. E vabbè, è stato un incontro interessante. Semplicemente l'abbiamo messa anche questa mattina a tempo reale per dire ad Andrea che non è che sia andata a fare vacanze in quei 2 giorni che sono mancata, ma ho lavorato pensato anche per te. No, tu lo hai pensato. Nessuno lo ha pensato. Tutti sanno che lavori. D'altra parte, quando si è persone importanti, note, famose, competenti, come si te viene invita...
No, si viene invitato, infatti io sono sempre qui in questa su questa seggiolina, oppure scendo le scale e sono di sotto, non mi muovo da qua io. Ma sono già le 10 e noi sono questa mattina tra l'altro dobbiamo finire prima. Abbiamo qualche ultima news da dare prima di salutarci? A parte la bara trovata in un cassonetto a Cattolica. Non a Cattolica, a San Clemente. A San Clemente. Devo dire questa mattina appunto c'è l'apertura del Corriere Romano, quindi ringraziamo i colleghi che effettivamente si vede la fotografia abbastanza esemplificativa, perché c'è un cassonetto di quelli, chi l'ha trovata, e dentro c'è un cellofan che nasconde all'interno una bara, nasconde, cioè hanno cercato di masarla, come si dice dalle nostre parti, traduzione per chi non vive nel territorio riminese, di nasconderla tramite questo cellofan, ma non è che ci sia proprio riusciti, anche perché insomma sei in prossimità di un cimitero, mezza idea te la fai di che cosa può esserci dentro. Giustificazioni, allora adesso vado a prendere, ma dico, vedrei bene i referenti delle TV del Corallo nel board dell'aeroporto, visti i vostri risultati, cioè facciamo uno switch. Facciamo la crescita, anche perché noi da piccoli piccoli siamo diventati un po' più grandi, se non ci fossero ringraziamo stati... Gianmaria. Grazie Gianmaria, però bello questo incontro, veramente. Io penso che, anche perché abbiamo visto, sommando i dati un po' di Auditel di ciascuna delle nostre emittenti, che davvero sono in tutta Italia, non copriamo un paio di regioni perché siamo quasi tutte emittenti regionali, che in certe fasce orarie andiamo a superare alcune TV nazionali, se sommiamo il nostro audio. Gian Maria fa anche notare che la giacca del direttore si nota. La giacca del direttore, mi sono vestita di rossa apposta per portare un tocco di luce, di colore, anche perché ancora insomma ci sono tante cose di cui ragionare insieme. Sulla barra del cassonetto del cimitero ci sono anche le parole della sindaca Cecchini, che dice: errore degli addetti, è successo dopo la dissepoltura, appena l'abbiamo saputo è stata subito rimossa. I residenti, chiaramente in questi casi come sempre succede, tra sdegno, che mi sembra anche il giusto atteggiamento, e l'ironia, addirittura c'è chi l'ha messa in vendita. E vabbè. Ok, e con questo direi che siamo arrivati in conclusione. Direi proprio che siamo arrivati proprio a chiudere tempo tutto. Reale torna domani per l'ultimo appuntamento settimanale. Ma le foto? Avete detto che avevamo delle foto da far vedere. Oh scusa, ma tu hai ragione, io dimentico le cose più importanti. C'è il nostro Stefano Rossini che scalpita, dopo mi mette un po' di ansia. Ti mette ansia? Sì, mette Stefano ansia, Rossini, che è l'uomo più pacifico del mondo. Ma da quando? Tanto con te che sei il capo. Mi ha portato anche della piada dei morti, ecco, appena hai detto cucinata. Giusto, ti ha portato. No, ne ho visto un bel pezzo, forse c'è un pezzettino anche per te. Vai alle foto. Vado alle foto, se il canale WhatsApp si apre, perfetto. Ricordiamo che il numero 337-511-336 è quello a cui vi invitiamo a mandare le vostre foto di piatti del giorno. In realtà non iniziamo dai piatti, ma andiamo a vedere cosa combina oggi il nostro Umarel, perché Giorgio ci dice che sono partiti dei lavori in giardino e, come si può notare bene nell'immagine, il nostro Umarel è lì pronto. No, guarda che bello che è il nostro Umarel, ma che strumento è questo? Che cos'è? Un laser per la livella, per livellare, esatto. Bene, mamma mia, lavori, caspita. Di precisione, l'Umarel è lì a controllare che siano effettivamente Umarel. Precisi, e chissà cosa ne penserebbe invece l'Umarel del piatto del giorno. Vediamolo. Che ci arriva dalla nostra Lella. In realtà è più di un piatto, perché si parla di spaghetti, pomodoro, basilico, tortino di zucchine. Ecco, quindi abbiamo sia il primo che il secondo. Ecco, vediamo. Il sugo pronto nella pentolina con tanto bel basilico sopra, e poi il che tortino spettacolo. Alla faccia del tortino, il tortone sotto. Ottimo, un'ultima fotografia ci arriva dal nostro amico Claudio, il nostro amico Spadino, che è a tavola, secondo me anche lui ha mangiato bene, ci rimanda un articolo che è uscito su un quotidiano locale, Dodi dei Pooh, piccola vacanza a Riccione, e lo vediamo appunto e con insieme, chi poteva essere. Insieme con chi può mangiare, con chi può farsi un momento insomma piacevole a tavola, se non con un rappresentante del nostro territorio. Io ti ho detto che è ora di chiudere, vero? Lo vedi lì come un gufetto. Io voglio difendermi perché io avevo detto già di chiudere da tempo, quindi ma non avevi qualcuno... fatto vedere le foto, quindi ho capito, noi vi però... ringraziamo, vi suggeriamo di mandarne tante altre di foto, perché il venerdì magari ci dedichiamo un po' di più anche a voi. Questa mattina la puntata era molto contratta. Buona giornata a tutti, Tempo Reale torna domani. Adesso Stefano Rossini con Io ne ho lette cose. A domani. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini.